Polizia in piazza contro la violenza sulle donne. Le studentesse del Capellini Sauro protagoniste di un flash mob. La politica compatta nel dire no ad un progetto di centrale a turbogas presentato da Enel. Un presidio sotto la prefettura per Zacchi, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato al Cairo. Oggi si festeggia San Valentino, la festa degli innamorati. Gli spezzini sono ancora legati a questa romantica tradizione? In vista della gara interna contro l'Ascoli, mister italiano suona la carica. Vietati cali di tensione. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del TLS Giornale. Oggi si festeggia San Valentino, la festa dell'amore, ma sono ancora troppe le donne che rimangono vittime di un amore malato che si trasforma in violenza, in vessazione e in odio. E proprio questa mattina in Piazza Verdi la Polizia di Stato era presente con un gazebo per fare opera di sensibilizzazione verso i cittadini e per aiutare le donne vittime di violenza. Vediamo il nostro servizio, le immagini sono di Davide Morina. La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere. Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie palesi e di soprusi taciuti, perché consumati spesso dentro le famiglie o perpetrati da persone conosciute. La Polizia di Stato, attraverso la sua campagna Questo non è amore, è in prima linea per contrastare il fenomeno della violenza di genere. La Polizia di Stato ormai da 3 anni porta avanti quella che è diventata ora una campagna permanente contro la violenza alle donne, contro la violenza di genere e a differenza delle iniziative degli scorsi anni, almeno qui alla Spezia, quest'anno abbiamo voluto avere come compartecipi non solo le associazioni di volontariato che operano nel settore di assistenza alle donne vittime di violenza, ma abbiamo voluto fortemente coinvolgere i giovani delle scuole perché loro siano testimoni di questo messaggio soprattutto di speranza, un messaggio culturale sicuramente di termine di discriminazioni e violenze sotto ogni profilo, anche verbali, ma anche siano testimoni dell'attività e delle potenzialità di risposta che ha l'amministrazione non solo sotto il profilo penale ma anche sotto il profilo amministrativo, che può interrompere, se ovviamente interviene in tempo, l'escalation di violenza nei rapporti di genere, nei rapporti tra coniugi, amici, fidanzati. Oggi che è San Valentino, il gazebo della Polizia di Stato, presente per aiutare le donne che potrebbero trovarsi in difficoltà anche in una giornata di festa, assume un significato particolare. E oggi nella giornata di San Valentino, che si narra abbia rappacificato dei fidanzati in litigio ponendogli in mano una rosa e facendogli capire che se si stringe troppo e non si ha rispetto dell'altro ci si punge anche con l'amore, questo è il nostro messaggio che vuole indicare quello che amore non è. Fondamentale per fornire un supporto concreto alle vittime è il concetto di rete fra le istituzioni e le associazioni. Il nostro è un centro antiviolenza nato dalle donne dell'UDI ed è nato nel 1988, quindi da quel giorno abbiamo istituito un telefono che si chiama Telefono Donna ed è stato il primo telefono in Liguria. E da quel momento noi aiutiamo le donne che arrivano da noi e che sono vittime di violenza. Violenza a 360 gradi, perché non è solo la violenza fisica, ma è anche la violenza psicologica, violenza di tutti i tipi. Danza, musica e un paio di scarpette rosse. Protagoniste dell'iniziativa di questa mattina contro la violenza sulle donne anche le studentesse dell'Istituto Capellini Sauro, che hanno dato vita a un flash mob denso di significato ed emozione. Vediamo il nostro servizio ancora Davide Morina. Il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno purtroppo tragico ed attualità. Si parte proprio dalla scuola e dagli studenti per avere una svolta culturale. È esattamente questo. Il problema della violenza è un problema culturale ed è lì, partendo proprio alla radice del problema, che bisogna estirparlo con forza. Bisogna avere il coraggio di denunciare una piaga sociale che interessa tutta la cittadinanza, tutta la collettività, ed è per questo che grazie a questa importante iniziativa della Polizia di Stato
abbiamo ritenuto di entrare nelle nostre scuole e di parlare ai nostri ragazzi. Oggi è San Valentino, è la festa degli innamorati. Siamo partiti nel mostrare ai nostri studenti e alle nostre studentesse cosa non è amore. È difficile definire cosa sia l'amore e proprio rivolgendoci ad una fascia di età di giovani donne e di giovani uomini, perché abbiamo destinato gli interventi alle ultime classi delle scuole superiori, abbiamo voluto poter riflettere insieme a loro, perché è fondamentale avere il coraggio di prendere consapevolezza dell'aspetto deteriore che a volte nei rapporti relazionali si possono manifestare. È un no deciso contro ogni forma di violenza ed è una disponibilità da parte di tutta la collettività, di tutte le istituzioni, per poter accogliere tutte le denunce e poter creare un futuro per quelle donne che con estrema determinazione scelgono di venire fuori dal tunnel della violenza. Noi cerchiamo di costruire dei ponti di speranza attraverso la collaborazione di tutte le istituzioni. Un fiore, una scatola di cioccolatini, una cena al ristorante. Come festeggeranno gli spezzini San Valentino? Raffaele Maulella ha fatto per noi una piccola inchiesta nelle vie del centro cittadino. Gli spezzini si ricordano di San Valentino entrando in una pasticceria? Ah, io direi di sì, la gente viene, compra le tortine fatte a cuore, che siano meringue, che siano pan di Spagna, che siano cioccolatini, però la gente viene, è ancora innamorata probabilmente, quindi sì, direi di sì. Voi festeggerete San Valentino stasera? Alla nostra età è sempre San Valentino. A modo nostro. Voi festeggerete San Valentino stasera? No, noi sinceramente l'abbiamo festeggiato ieri sera. Abbiamo preferito la vigilia perché c'è meno confusione, siamo andati in un piccolo ristorante dove fanno le tigelle, quindi siamo stati benissimo. E poi una cosa carina, al ritorno, pioveva, a passo svelto, qui in Piazza Verdi, io lui per mano, così con... E passa un ragazzo da solo, ha parlato, io mi sono girata perché non ho capito che cosa aveva detto, e poi lui si gette: siete bellissimi. Questo è stato il regalo di San Valentino. E questa sera, come ogni venerdì, ritorna alle 21:30 sulla nostra emittente la trasmissione Il Salotto del Signor Rossi. Sotto la lente di ingrandimento in questa puntata la situazione viaria della nostra provincia. Il territorio ligure è senz'altro bellissimo, ma la sua stessa conformazione morfologica impone una manutenzione dei collegamenti viari e ferroviari continua e costante. Vediamo un estratto della trasmissione. Innanzitutto pensiamo alle amministrazioni del passato, tutto quello che hanno fatto lungo il fiume, le discariche sono state buttate. Cioè, c'erano i cumuli di rumenta, di spazzatura, chiamiamola come vogliamo, proprio ammassate sul greto del fiume. E quindi questa è stata una cosa inconcepibile. Basta che guardiamo Spezia con Pitelli, cioè la collina di Pitelli, lì doveva esserci tutt'altra cosa che non 20 discariche come hanno fatto. Quindi è chiaro che ci sono delle amministrazioni che hanno avuto delle responsabilità molto chiare, senza dubbio. La Val di Vara sotto questo aspetto si è invece un po' più mantenuta, nonostante qualche problematica con le ceneri Enel, che quindi ora che stiamo comunque in qualche modo, ogni tanto ne trovano un pezzetto, quindi cerchiamo comunque anche lì di intervenire, di mettere in sicurezza, di caratterizzare quelle zone, perché noi abbiamo anche bisogno come sindaci ovviamente di chiarezza, quindi poi dobbiamo sapere esattamente cos'è quella cosa e come possiamo sistemarla, se è un pericolo per la salute, se non è un pericolo per la salute. Ma tutte le aree, è chiaro che il parco può dare una grossa mano per le nostre aree, secondo me, uscendo un po' dall'ottica, magari lì non,
dei veti? Esatto, cioè togliamo, no. Non si può togliere ma non è così. No, ma ho capito, ma non è così. Ho capito, ma questo è la regione che non siamo noi. Non è quello, sono leggende metropolitane anche. Sono leggende metropolitane. Non sì, le buttiamo però, le vipere noi nel patto. Però il concetto che oggi invece passa è quell'altro. Sì, sì, sì. Di conseguenza tutti insieme dobbiamo dare una mano per dire aspetta, il tronchetto che togli dal fiume non disturba nessuno, quindi ti posso fare un'ordinanza, te lo porti via e sei a posto. Così come organizzare, questo sai benissimo che recente abbiamo avuto, organizzare una piccola manifestazione sul Gretto del Fiume, se anche c'è un veicolo di mezzo, non credo che sia una cosa impossibile. Ecco, cerchiamo di far vedere che comunque l'attività del parco è in un certo modo e che l'attività del fiume può essere tranquillamente in condizioni, usando ovviamente sempre il buon senso, può essere svolta in, ma guarda noi in i cavalli, il bike, le canoe, stiamo cercando di valorizzare tutto. Le canoe diventa, secondo me diventa lo sport, della canoa, diventa qualcosa lo sport di pesca, la trota, stiamo cercando di riqualificare tutto. È chiaro che se i residenti se facciamo che possano di motocross, utilizzare in maniera diversa i problemi. E continua il rinnovo della flotta TC grazie all'arrivo di 4 nuovi autobus destinati alle corse interurbane come quelle di collegamento con la Val di Vara, garantendo il trasporto di oltre 70 passeggeri con 50 posti a sedere. E le forze politiche, dopo tante schermaglie, fanno fronte comune per dire no al progetto di Turbogas presentato da Enel per il sito di Valle Grande. Peccato che non abbiano trovato la stessa unità di intenti per la vicenda dell'ospedale del Felettino. E questa è l'analisi di Riccardo Sottanis che andiamo ad ascoltare nella consueta nota settimanale. Per la prima volta maggioranza e opposizione fanno quadrato in Consiglio Comunale contro il progetto dell'Enel di realizzare a Valle Grande, dopo lo stop al carbone, una centrale a turbogas. Questa unità di intenti arriva con la decisione del Ministero dell'Ambiente di sottoporre il nuovo progetto dell'Enel a valutazione di impatto ambientale. Il Ministero ha accolto infatti le osservazioni presentate da enti e associazioni secondo le quali la realizzazione del turbogas viene considerata un nuovo impianto industriale e pertanto non si possono abbreviare le procedure sull'impatto che produrrebbe nella zona come avrebbe voluto l'Enel. È bene precisare che si tratta di un primo importante passo per scongiurare la prosecuzione dell'attività energetica con prodotti fossili, ma la battaglia continuerà nei prossimi mesi. Il fronte comune di tutte le forze politiche lascia comunque ben sperare, in quanto supporteranno Comune e Regione nel presentare gli studi necessari per dimostrare che un impianto del genere non è adatto in quanto la centrale si trova in mezzo ai quartieri. Contestualmente occorrerà cominciare a pensare a come utilizzare quelle enormi aree di Valle Grande una volta bonificate. Come non pensare allora ad attività in grado di creare molta più occupazione di quella che porterebbe una centrale a turbogas? Le aree di Valle Grande sono strategiche e con un progetto adeguato possono rappresentare una scommessa per il futuro della nostra città. Su questo progetto può essere interessata come soggetto investitore la stessa Enel, proprietaria delle aree. Lavorare a questa soluzione con l'appoggio di tutte le forze politiche sarà senz'altro più facile. Peccato che, ci viene da commentare, questo fronte comune non ci sia stato con la vicenda del nuovo ospedale del Felettino. Si registrano i primi appuntamenti elettorali legati alle prossime elezioni regionali. Domani a Sarzana, a mezzogiorno, presso il bar costituzionale, Liguria Popolare presenterà i primi candidati. E si è concluso da poco il flash mob organizzato da Spezia Dinamica sotto la prefettura in solidarietà verso George Zacchi, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, arrestato all'aeroporto del Cairo. Sono in molti a parlare di similitudini con il caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso dai servizi segreti egiziani nel 2016, una vicenda su cui si attende ancora piena verità e piena giustizia. Raffaele Maulella. Una storia che sembra ripetersi, perché Spezia è solidale con Patrick?
Noi speriamo che questa storia non si ripeta, perché il caso di Giulio Regeni è ancora una ferita aperta sia per l'Italia che per l'Europa. Non c'è stata giustizia, noi vogliamo con questa mobilitazione che oggi è alla Spezia ma domani sarà da un'altra parte, puntare i riflettori su quello che è la vicenda di questo giovane ricercatore che ha subito delle torture, è stato arrestato senza il minimo rispetto dei diritti. Ci auguriamo che il governo possa dare un segnale di presenza e anche le istituzioni europee. Oggi abbiamo incontrato il viceprefetto della Spezia che ha accolto la nostra istanza, ha segnalato la presenza di questo flash mob al governo a Roma e ci auguriamo, insomma, tutti quanti qui presenti che hanno aderito a questa iniziativa, che questa storia si possa concludere in qualche modo diversamente rispetto a quello che è stata la storia di Giulio Regeni, che è morto in modo barbaro. Abbiamo deciso di far parte dell'iniziativa di Spezia Dinamica, innanzitutto perché sentiamo il dovere, come cittadini italiani e europei, di mandare un segnale a tutte le istituzioni, a tutti i cittadini, affinché Patrick venga rilasciato, venga portato in Italia al sicuro. Siamo qui in piazza perché vogliamo evitare che si ripeta un caso Regeni, perché riteniamo che sia una situazione gravissima, che viola moltissime norme del diritto internazionale, e speriamo che Patrick possa tornare a casa. Noi crediamo sia importante mobilitarsi in questi casi, primo perché a livello generale fa orrore che ci siano persone o cosiddette tali che per mestiere di lavoro torturano altre persone. Nel caso specifico il motivo è semplice, non vogliamo un altro caso Regeni. L'Italia e l'Europa devono far capire chiaro e tondo che i paesi con cui noi abbiamo, diciamo, relazioni commerciali devono anche aderire ad una serie di valori e di diritti. Le persone non si torturano, punto. La secolare presenza del popolo ebraico in Italia. Questo è il tema al centro della conferenza organizzata dal gruppo Samuel, che si terrà domenica pomeriggio nel Salone di Tele Liguria Sud. Vediamo al nostro servizio, le immagini sono di Sergio Diofili. Domenica alle 17 nel Salone di Tele Liguria Sud, un relatore d'eccezione, il professor Claudio Procaccia, terrà una conferenza sulla presenza ebraica nel nostro paese che risale addirittura al 1500. Dal 1555 al secondo dopoguerra, la storia degli ebrei. Che cosa è successo? Come sono stati trattati? E chi meglio di Claudio Procaccia, del professor Claudio Procaccia, e io lo chiamo Claudio perché è un amico carissimo, no? Praticamente quello che coordina il tutto, quello che avviene nella comunità ebraica, uno storico, un insegnante, professore universitario, e meglio di lui nessun altro poteva venire a parlarci della situazione degli ebrei fino ad oggi. Gli ebrei, rispetto a tanti altri popoli, sono dispersi da secoli e secoli e secoli, però mantengono la loro identità. Sì, la differenza consiste nel fatto che hanno mantenuto sempre le loro tradizioni, sono sempre stati ligi a quello sono stati i comandamenti della Torah. Una conferenza che viene in un momento di crescente e rinnovato antisemitismo, pensiamo agli insulti social rivolti a Liliana Segre, alle scritte sulle porte, ecco, il pregiudizio e l'antisemitismo si vincono attraverso la conoscenza. Certo, assolutamente sì. È proprio per quello che ci diamo da fare per promuovere eventi come questo, non solo per esprimere la solidarietà ai nostri fratelli ebrei, ai nostri fratelli maggiori ebrei. Gesù è ebreo di nascita, ma ecco, come insegna la Chiesa, è ebreo per sempre. Ecco, quindi la nostra identità proviene dall'identità ebraica. Una conferenza organizzata dal gruppo Samuel, qual è la storia di questa associazione? È stata fondata più di 20 anni fa da Don Gianni Botto, che è un prete, un diocesano, incardinato nella diocesi della Spezia. E la cosa straordinaria, per me almeno, è stata che persone diverse, anche di regioni diverse, avevano questa stessa passione di Don Gianni e non sapevano che esisteva una realtà del genere. I cambiamenti climatici e le emergenze ambientali saranno l'argomento di una conferenza che vedranno come relatori
il professor Emilio Ardovino e l'assessore regionale Giacomo Giampedrone. L'appuntamento è per domani sera alle 20:30 nel salone dell'oratorio della parrocchia di San Pietro Apostolo alla Spezia. E ieri pomeriggio i geometri della nostra provincia si sono riuniti in convegno nel salone di Tele Liguria Sud. La discussione ha riguardato le ultime novità in ambito catastale. Vediamo il nostro servizio, le immagini sono di Sergio Diofili. Il geometra è una professione che si è evoluta nel corso del tempo in maniera molto significativa. Uno degli ambiti in cui si trova ad operare è quello del catasto. Il geometra può svolgere tantissime attività professionali, come prevede il nostro Regio Decreto, e una delle parti forse anche importanti della nostra attività professionale è legata al territorio, legata alle persone, legata alla società che ha bisogno di svolgere pratiche catastali, sia per quanto riguarda i fabbricati tutti che per quanto riguarda i terreni. Tutti gli interventi eseguiti, sia di ampliamento che di nuova costruzione o di ristrutturazione generale, ovviamente devono comportare una modifica del sedime, del fabbricato, devono essere tradotti poi all'interno del catasto, oggi catasto ma è Agenzia delle Entrate, Sezione del Territorio, per mezzo del quale bisogna rappresentare graficamente il fabbricato all'interno di un elaborato. Una professione in cui l'aggiornamento continuo è fondamentale anche perché la tecnologia gioca un ruolo importante. Oggi ad esempio abbiamo fatto questo corso di formazione che dà una mano sicuramente ai nostri colleghi che devono poi rapportarsi con le pubbliche amministrazioni. Abbiamo qua avuto un referente dell'Agenzia delle Entrate che è venuto a portarci quello che è le linee guida di come si compilano alcune pratiche in modo tale che non ci fossero errori. Con un'adeguata formazione i professionisti possono presentare delle pratiche in modo corretto e far sì che comunque poi diciamo, l'iter amministrativo sia molto più fluido e veloce. Le persone si rivolgono ai geometri in momenti importanti della loro vita, quali le compravendite di casa, di terreni. È importante anche rapportarsi con le persone in un modo preciso e corretto. Certo, il geometra diciamo, ha un campo molto vasto di competenze, quindi si rapporta con molte persone private, enti, ditte. Questo di oggi che è stato fatto il corso è una piccola parte del nostro lavoro. E sarà un fine settimana all'insegna del divertimento, quello previsto da domani nel centro cittadino, con il Carnevale Spezzino 2020. Si comincia domani in Piazza del Bastione con la Notte Bianca, con i locali in festa La Spezia by Night e con il DJ set di Radio Bruno. E prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri. Domani l'intervento interesserà il piazzale della stazione. E passiamo allo sport, allo Spezia Calcio, perché domani le Aquile ospiteranno l'Ascoli. La squadra viene da una lunga striscia di risultati positivi e vive un momento di grande entusiasmo. Mister Italiano però predica la calma. Per fare il risultato domani servirà la massima concentrazione. Penso che quando guardo che ci sono ancora 15 gare alla fine del campionato, penso che ci sono ancora a disposizione 45 punti. Che la strada è ancora lunga e che può accadere di tutto, nel bene e nel male. Chiaro che noi bisogna continuare ad alimentare questo entusiasmo, che può essere tra di noi, che può essere attorno alla squadra, che può essere nell'ambiente, perché preferisco stare in questo habitat che è quello che vivevamo all'inizio del campionato. Però, come ho sempre detto, con i piedi ben saldi a terra, con le antenne dritte, con l'attenzione massima di una squadra che non può permettersi cali di tensione, e chiaramente a noi fa un immenso piacere che lo stadio martedì era quasi tutto gremito. Fa piacere che domani ci sarà ancora più gente, vuol dire che stiamo dimostrando di valere qualcosa, non siamo più quelli dell'inizio del campionato e noi chiaramente essendo giovani vogliamo continuare, vogliamo possibilmente se si può e dobbiamo farlo cercare di crescere ancora.
Mister, andiamo ad affrontare l'Ascoli, una squadra che era partita di schioppo e che adesso anche lei ha affrontato qualche momento di difficoltà col cambio di allenatore e tante altre componenti. Loro sono una squadra piena zeppa di qualità, di talento. È una rosa che sono sicuro da qui alla fine lotterà nei piani alti della classifica. Adesso è arrivato il nuovo allenatore, la prima partita l'abbiamo vista, hanno preso gol al 96esimo da un portiere, quindi praticamente la partita l'avevano già vinta. In avanti a attaccanti che in qualsiasi momento ti possono mettere in difficoltà. All'andata abbiamo perso 3-0, chiaramente adesso è passato un girone, siamo diversi da quella partita lì. E vogliamo dimostrarlo domani. Giochiamo contro una squadra che sta in un grande momento sia fisico che mentale, di risultati. È una squadra che gioca bene, che ha un ottimo allenatore, quindi sarà una partita difficile, ma allo stesso tempo si dovranno preoccupare loro di noi quando avremo la palla. Quindi è una partita aperta dove l'Ascoli cercherà di fare il massimo, dove sicuramente lo Spezia cercherà di dare continuità ai loro risultati positivi dell'ultimo momento, quindi sarà secondo me una bella partita. E sono uscite le date dei play-off del campionato di Serie B. Si comincerà con i turni preliminari domenica 17 maggio, mentre le finali si terranno il 28 e il 31 maggio. E come sempre in conclusione di telegiornale veniamo alle previsioni del meteo. Un ulteriore rinforzo dell'anticiclone atlantico assicura una giornata stabile con cielo in prevalenza sereno. Umidità su valori medi, venti deboli settentrionali, mare inizialmente mosso in calo dal pomeriggio, le temperature oscilleranno da una minima di 8 ad una massima di 16 gradi. Ed era davvero questa l'ultima notizia, a voi tutti come sempre l'augurio di una buona serata.